Video strano in un orario strano. Adesso tra circa un quarto d'ora andrò a prendere mio figlio alla fermata dell'autobus. Sono qua. Oggi c'è un po' di cose da fare. Volevo fare una precisazione sull'ultimo video che ho caricato, quello in cui parlavo di vibrazione, perché potrebbe farmi passare per una persona buonista. Io non sono un buonista, nel senso che mi rendo conto che, insomma, il mondo è abbastanza un postaccio, eh? Abbastanza. Il video che ho fatto era semplicemente per invitare il mio prossimo a non... Allora, un conto è essere consapevoli di ciò che di sbagliato c'è nella nostra società, e un conto è quello di farci assorbire, perché alla fine, anche se ci incazziamo, se facciamo il gioco della regia, diciamo così. Quindi quel video aveva l'intento di invitare tutti a cercare di mantenere l'attenzione su ciò che c'è di positivo, ciò che vibra positivamente. Quando vibriamo con la natura, quindi in una maniera armonica, con Dio, la natura, vedete voi, vedete come chiamarlo. Questo influenza il nostro ambiente e circostanze. Quando vibriamo in una maniera sbagliata, cioè in contrapposizione con l'armonia del tutto, di tutto, e questo lo dico indipendentemente da quello che uno può credere, Dio, Allah o quello che vuoi te, però io credo fermamente che ci sia un'armonia, che esista un modo di vibrare armonicamente con la natura, con le leggi di ciò che esiste. E sicuramente quelli che si travestono e fanno i riti e fanno queste cose qua, a mio avviso, non c'entrano molto, ecco, diciamo così. Quando incontriamo una persona negativa, e anche se non siamo dei sensitivi, ci accorgiamo che ci influenza negativamente. Non è che bisogna essere dei sensitivi o credere chissà che cosa, no? Questa è una precisazione che volevo fare. Allora, attenzione. Ma manteniamo il nostro centro. E poi non so se qualcuno di voi riuscirà a collegare queste prime cose che ho detto nel video a quello che sto per andare a dire. E mi riallaccio all'altro video che ho fatto, quello sul fatto che ormai la gente non è più in grado di fare un ragionamento articolato, perché siamo tutti distratti da cose brevi, cose minchiate, appariscenti, il clamore, quello che succede, le notizie come ci vengono date. Ma guardate anche le poche volte che vedo il telegiornale come vi danno le notizie, bam 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 bam, spezzoni che sono sempre, come si dice, parziali. Non ti danno mai i cosiddetti giornalisti, i giornali, i canali di informazione istituzionale, non vi danno mai un'informazione, come si dice, completa. Non c'è mai un report, qualcosa che vi fa vedere le cose da tanti punti di vista. È sempre un qualche cosa di univoco che spinge sempre a credere una cosa in una maniera che poi, guarda caso, è sempre
qualcuno sopra che vuole spingere la gente, le persone a pensarla in una certa maniera. Non è mai, la verità non è mai una, c'è sempre più di una faccia, almeno due facce ci sono. Si dice, bisogna sempre vedere l'altra faccia della medaglia. Ecco, questo è un modo semplicistico. Allora vi dirò una cosa e magari poi cercherò di approfondire, perché sono adesso nella seconda parte di questo video, vi ho detto di questi, è perché non siamo dentro, non siamo dentro, non viviamo le cose in profondità, li viviamo solo in superficie, ci fermiamo alla superficie, e invece bisogna cercare di andare oltre la superficie e cercare di capire che ciò che viene detto da qualcuno, soprattutto poi se c'è una dialettica, bisognerebbe sempre sentire anche quello che dice quell'altro. Invece il mondo in cui viviamo c'è sempre una faccia della verità. Cioè, cercano di farci credere che ci sia solo una faccia della verità, invece non è così. E adesso arrivo a quello che volevo introdurre. Io forse da qualche altro video si evince che ho qualche esperienza di arti marziali, in particolare ho fatto karate Shotokan in una maniera piuttosto tradizionale, non come viene insegnato adesso, cioè era molto improntato sul fondamentale. Adesso non è il video, non è, lo voglio solo portare come esempio. E c'è una cosa molto bella nelle arti marziali in generale, tra l'altro nello Zen. Devi essere presente qui ed ora, qui ed ora, qui ed ora. Invece non siamo mai presenti qui ed ora, perché ci abbiamo sempre la caligine nel cervello che non ci fa vedere le cose nel momento presente, nell'essere qui. Quando lavoriamo pensiamo al weekend, quando siamo nel weekend abbiamo la testa piena di cose che non c'entrano, perché abbiamo in mente il lavoro, magari le cose che non abbiamo fatto, perché non siamo concentrati qui ed ora. Allora, una delle chiavi per avere una centratura è quella di cercare di essere presenti qui ed ora. Movimento dopo l'altro, in ogni movimento massima concentrazione, massima vigilanza, un movimento alla volta. Quando si fa qualcosa, tutto il resto non dovrebbe esistere, lo dobbiamo fare fisicamente, psicologicamente ed emotivamente. Mi rendo conto che questo non è facile, però dovremmo tendere a questo. Io non sono qua a insegnare a niente, a nessuno. Do i miei contributi, quello che mi viene in mente, lo butto sui video che registro e poi magari carico. I ragazzi vanno a scuola e ci hanno in mente la ragazzina mentre sono sui libri. Sono con la ragazzina e pensano al compito che non hanno fatto. Presenti qui ed ora, presenti qui ed ora. E dato che non voglio fare questo video troppo lungo, lo chiudo qui e poi magari riprendo questi concetti in un altro momento. A questo punto, sempre che lo carico adesso, ma in ogni caso vale, buona giornata.